L'attacco del Pescara cambia volto. Saranno Marco Tumminello e il figliol prodigo Riccardo Maniero a dover far dimenticare le 19 reti di Leonardo Mancuso, finito all'Empoli. Per Maniero, per l'appunto, è un ritorno e il centravanti napoletano torna sul sofferto addio del 2015 e sulla sua grande voglia di essere di nuovo a Pescara. È stato veramente emozionante ritornare qui e riabbracciare il Delfino. Ci ho sempre pensato, sin da subito, quando sono andato via, che non volevo assolutamente andare via da Pescara, però poi sono incastrate delle situazioni dove io sono dovuto andare via per forza. Poi ogni volta che tornavo qui mi veniva sempre la nostalgia, sempre è stato bello pensare al mio ritorno qui, e adesso c'è stata una telefonata col presidente quest'estate dove abbiamo subito trovato l'accordo e mi sono precipitato subito qui. Sa Maniero di non aver reso per le sue potenzialità nelle ultime due stagioni, ma vuole riconquistare il pubblico biancazzurro. Ah, sicuramente li voglio riconquistare, non a chiacchiere ma con i fatti. Sicuramente io suderò la maglia come ho sempre fatto da quando ho indossato questa maglia. Gli ultimi due anni ho fatto male, mi assumo tutte le mie responsabilità, sicuramente è stata colpa mia, però adesso quest'anno ho tanta voglia di fare bene qui a Pescara e di rilanciarmi. Gli infortuni e l'impiego discontinuo hanno condizionato la breve carriera di Marco Tumminello, uscito dalle giovanili della Roma da predestinato. Arriva in prestito dall'Atalanta e Pescara può rappresentare la piazza ideale per esplodere e ritagliarsi un ruolo da protagonista. Ma come ho detto prima, secondo me è quella proprio perfetta per rilanciarsi dopo anni tra infortuni e aver giocato poco. Quindi apposta ho fatto questa scelta io con i miei procuratori e con il presidente, siamo venuti delle cose e penso di aver fatto la scelta giusta. Ho visto una piazza molto, molto bella, molto dedicata ai giovani, molto... sotto il punto di vista personale, dagli attaccanti che segnano molto, quindi è sempre una squadra che ha puntato sia sui giovani che sul gruppo, quindi penso sia la piazza perfetta. Questi giorni sto andando molto bene, piano piano mi sto integrando col gruppo e sto avendo delle risposte positive nonostante essendo indietro nella condizione fisica. I miei punti di forza sono la fisicità e il colpo di testa, e stando in area di rigore posso essere un buon fattore per questa squadra.